Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Oggi facciamo una ricetta velocissima, svuota frigo. Quindi vi mostro gli ingredienti. Un rotolo di pasta sfoglia rettangolare. Io nel mio frigorifero avevo un pochettino di ricotta e un pezzo di formaggio taleggio che ho tagliato già a dadini e inserito nella ricotta. Del formaggio grattugiato, un po' di salumi avanzati tagliati a pezzettini, del salame piccante per la gioia del regista e poi sale e pepe. Vediamo come dobbiamo procedere. Questa è la pasta sfoglia. Alla ricotta aggiungo un po' di sale e un po' di pepe. Il formaggio grattugiato. Per gli ingredienti andate a sentimento e a gusto. Perché io sto utilizzando la ricotta che avevo in casa. Voi naturalmente potreste utilizzare un altro formaggio, tipo la Philadelphia o altro. Mescoliamo bene. Aggiungo ancora del formaggio perché la vedo un po' morbida. Ok, ora mantenete la carta forno che è in dotazione alla pasta sfoglia. La srotolate e al centro andate a sistemare la ricotta. Io la sto sistemando al centro perché poi ne vorrei fare una treccia. Con una spatolina la andiamo a stendere alla meglio. Questa è la parte che poi andremo ad intrecciare. Lasciamo un po' di spazio nella parte superiore e un po' di spazio nella parte inferiore. Ora, sulla ricotta io vado ad aggiungere quello che ho, quindi il prosciutto cotto tagliato col salame. Sì. E salame piccante. Il salame piccante lo aggiungo solo su una parte perché a me non piace e quindi lo aggiungerò tutto qui. Se voi aveste della verdura, delle zucchine, delle melanzane già cotte, potreste aggiungerle tranquillamente. Ora andiamo con l'aiuto di una rotella tagliapasta, andiamo a fare questo. Da una parte e dall'altra. Cercate di seguire la pasta tagliata che avete già tagliato, cioè andate in corrispondenza. Non mi venivano le parole. E quindi andiamo ad intrecciare. Questa parte ora vediamo come possiamo usarla. Facciamo questo. Non fa niente che il ripieno fuoriesce, tanto la sfoglia poi in cottura si gonfia. Questa parte qui andiamo a chiudere così. La treccia è pronta. Ora la trasferiamo sulla teglia. Prendo la teglia. Ecco perché ho detto conservate la carta forno, così è molto più facile poi da trasportare.
Una volta sistemata la treccia nella teglia, ho preso un uovo, l'ho sbattuto e andiamo a spennellare la superficie della pasta sfoglia. Anche da questa parte e anche da questa parte. Ok, una volta spennellata potete già infornarla, così è pronta per andare in forno. Io ci aggiungerò un po' di semi misti. Qui ho del sesamo, dei semi di girasole e dei semi di zucca. Voi potete anche evitare se non ce li avete. A me piace e li aggiungo. Ora va in forno a 200 gradi, statico o ventilato, va bene comunque, per circa 20 minuti. La treccia di pasta sfoglia è pronta. Nel mio forno è stata 25 minuti a 200 gradi ventilato. Adesso ne tagliamo un pezzetto per vederla dall'interno. Vedete? Ciao a tutti e grazie di avermi seguito. Alla prossima video ricetta. Ciao!